Spesso e volentieri, ragazzi, le vetture sui canali, sui social e quant'altro non vengono sempre mostrate per quel che sono realmente. Mi spiego meglio. Spesso e volentieri magari si tende a nascondere determinate problematiche o eventuali difetti. Ovviamente dicendo questo, cioè, non faccio riferimento a nulla in particolare, ma magari si tende sempre a mostrare il lato più bello della vettura. Perché quindi faccio questo video? Faccio questo video perché ho necessità di farvi rendere conto delle condizioni attuali della vettura. Voglio farvi vedere tutti i problemini che ha sparsi in giro in modo tale da poter tracciare una sorta di percorso che affronteremo insieme, dove andremo a ripristinare ogni singolo punto, a migliorarlo e a personalizzarlo. Quindi possiamo dire che questo può essere l'episodio pilota della nuova build che uscirà sul canale, che è inerente a questa bambina qui, ovvero la mia Audi A5 Coupé. Bentornati sul canale, ragazzi, quindi per questo nuovo video. Oggi, come vi ho appena anticipato, andremo a vedere tutti i problemini vari sparsi in giro, sia in termini di estetica, che di interni, che di ciclistica, che di meccanica e quant'altro della mia Audi A5. Prima di procedere con il video, ragazzi, come sempre vi ricordo di lasciare un like, commentare ed iscrivervi al canale, soprattutto per supportare i miei contenuti ed i miei video. Faccio questo video, ragazzi, soprattutto anche per dirvi che comunque questa è una vettura tanto importante per me, è stato il mio regalo dei 25 anni, ci sono un sacco legato, me la so veramente sudata da morire e in generale voglio approfittarne anche per aumentare la qualità dei contenuti sul canale. Ovviamente poi la 5 verrà affiancata dai contenuti che porterò sulla 3, quindi non vi preoccupate, avremo diciamo una stagione invernale intera per poterci divertire a mettere mano sulle nostre vetture. Ok, questa è la nostra bambina. Diciamo che in questo primo anno ci siamo già divertiti tanto ad effettuare qualche piccolo lavoro, qualche codifica, qualche attivazione, abbiamo retrofittato l'ambient light nell'abitacolo, però le cose serie secondo me arriveranno ora. Direi innanzitutto di partire con il lato estetico. Andiamo a vedere un attimino il primo problema principale. Credetemi, ragazzi, mi fa anche veramente un sacco male dovervi far vedere le condizioni reali della mia vettura, in quanto non è perfetta rispetto anche a ciò che vi mostro e che vi faccio vedere io sia in foto che in camera, però è necessario doverlo fare per farvi rendere poi conto della differenza quando avremo finito la vettura e l'avremo terminata. Tornando e passato al lato estetico, sicuramente il primo punto negativo sono le condizioni della musata, principalmente, ok? In quanto la vettura, almeno per quanto concerne il lato destro, non ha anomalie, non presenta botte o altro. Però presenta tantissimi segni di stone chips, di sassine autostradali, pietrisco e quant'altro sul cofano. Quindi il cofano, così come tutta la musata della vettura, necessiterebbero di una quantomeno di una riverniciata, di una rinfrescata. Ovviamente poi sono ancora indeciso se procedere a wrapparla o riverniciarla, ma di questo ovviamente ne parleremo poi successivamente. Qui un grande regalo che mi sono trovato fuori la palestra, mentre ero andato ad allenarmi, mi sono trovato la macchina bozzata sul parafango e poi anche sulla portiera, guardate che rientranza che c'è qui, si nota discretamente anche contro luce. C'è un bozzo qui ed inoltre, non so se riuscite a vedere, ma ce n'è un altro qui. Mi hanno totalmente mangiato la fiancata. Non ci sono graffi né segni particolari, ma comunque mi dà un fastidio bastardo dover vedere questa roba e soprattutto non averla fatta io personalmente, ma me la sono trovata sulla vettura. Giustamente non mi hanno manco lasciato un biglietto. Questo qui invece era l'unico danno presente sulla vettura, questa botticina qua all'altezza del parafango posteriore sinistro. Questa qui pure andrà sistemata interamente, quindi il lato sinistro così come tutta la carrozzeria verranno totalmente rifatti. Per quanto concerne invece il lato posteriore, il paraurti ha dei vari graffiettini qui e poi ne ha un altro, faccio vedere, ne ha un altro qui, eccolo qua. Tolto questo, il paraurti posteriore è perfetto, ma comunque fa parte della carrozzeria e verrà ripreso. Restando sempre in tema esterni, un altro grandissimo problema sono le condizioni dei cerchi. Purtroppo il vecchio proprietario amava parcheggiare molto vicino ai marciapiedi, quindi di conseguenza i cerchi, per quanto concerne il bordo soprattutto, sono completamente graffiati. Gli anteriori particolarmente, i posteriori lo sono un po' di meno, ma vanno rifatti totalmente. Un po' di questo effettivamente un po' mi dispiace perché sono dei cerchi anche molto belli, tra l'altro, sono i peelers come vengono chiamati in America e soprattutto hanno delle misure molto interessanti, ovvero sono dei cerchi da 19x9 e T33. Solitamente questi qui si trovano in commercio anche da 20, ma hanno il canale da 8,5 ed hanno un ET più alto, mi pare 35, questi invece sono da 9 per ET33. Qui, come potete ben vedere, effettivamente notate le condizioni. Ovviamente poi monta delle gomme anche 4 stagioni che andremo a sostituire una volta che ripristineremo i cerchi.
Ovviamente ragazzi, i cerchi verranno ripristinati, ma non vuol dire che lasceremo questi. I cerchi voglio ripristinarli sia per potervi portare un tutorial su come poterlo fare a casa da soli, sia soprattutto per trovarmeli poi in condizioni estetiche pari al nuovo. Però ovviamente questo non preclude l'installazione di un nuovo set di cerchi che arriverà successivamente insieme alla vettura, quindi comunque i cerchi verranno cambiati. Però prima di sostituirli voglio impegnarmi nel ripristino un attimino di questi qui. Ovviamente la colorazione, vi dico già quando verranno rifatti, sarà probabilmente sempre la stessa o al massimo un argento più scuro. Non chiedetemi i cerchi neri, ragazzi, in quanto a me non piacciono tanto, in realtà non piacciono per niente, non li farò mai neri, né tantomeno installerò mai dei cerchi neri. Perdonatemi, ma purtroppo questi sono i miei gusti. Rimanendo sempre sugli esterni, un altro problema importante sono le condizioni dei fari. Nello specifico, la vettura è dotata ancora di lampadine xeno, che andremo a sostituire con delle lampadine a LED, vi guiderò nel tutorial completo. Più che altro il problema principale è il policarbonato dei fari, che è andato comunque completamente a consumarsi nel tempo. Quindi, vi porterò, come vi dicevo, un tutorial completo sulla sostituzione dell'impianto dei fari, per quanto concerne almeno l'illuminazione, quindi le lampadine, sia voglio vedere di ripristinare almeno le condizioni delle calotte. Qualora comunque il risultato, una volta ripristinato, non fosse gradevole, provvederò alla sostituzione delle calotte interamente, in quanto le vendono come ricambio ed è possibile poterle sostituire mantenendo il mio corpo faro originale. Rimanendo sempre sul frontale, c'è cioè la questione delle griglie. Vorrei sicuramente sostituire al 100% quelle dei fendinebbia, in quanto ho trovato quelle a nido d'ape. La griglia originale in realtà mi piace tanto, però purtroppo non mi dà modo di poter effettuare un lavoro che avrei voluto fare, ovvero installare il logo 4 sulla griglia. Quindi molto probabilmente andremo a sostituire il gruppo griglie anteriori, quindi sia quelle dei fendinebbia che quella centrale del pacco radiatori ed intercooler. Sostituiremo ovviamente anche il badge 4, in quanto questo qui è molto bello, però ne ho visto un altro che secondo me è un pochino più bello e quindi andremo ad installarlo e anche una finitura un pochino più nuova. Per quanto concerne il modello della griglia, sono sicuro di sapere già quale vorrei installare, quale andrò ad installare in realtà, ovvero nello specifico quella di ispirazione RS5, che ha una finestrella qui sotto, una sorta di feritoia ricavata, scavata all'interno, dove è possibile poi poter alloggiare successivamente il logo 4, andandolo a vitare da dietro. Sono solamente indeciso però se lasciare il bordo della griglia cromato oppure provvedere ad effettuare il dechrome. Ovviamente effettuato il dechrome sulla griglia verrebbe effettuato anche sui listelli, quelli delle portiere e tutto il giroporta. Quindi fatemi sapere se magari vi può interessare e se siete d'accordo sul fare il dechrome o meno. Un altro elemento di fondamentale importanza che è comunque molto usurato sulla mia auto sono i freni. Nello specifico i dischi hanno uno scalino veramente esagerato, le pastiglie sono quasi a fine vita. Sono ancora indeciso su quale tipologia di impianto applicare, mi piacerebbe poterlo maggiorare, però vorrei comunque ascoltare dei vostri consigli, magari se sapete indirizzarmi verso una tipologia di impianto in particolare, avete alternative, consigliatemeli perché almeno all'anteriore mi piacerebbe installare comunque un disco un pochino più grande, in quanto il mio in dotazione è da 314 mm all'anteriore, al posteriore sono da 300 pieni. E mi piacerebbe installare almeno un disco da 350-345. Nel caso, comunque, suggeritemi uno swap completo inerente anche a dischi, pastiglie e soprattutto anche le pinze. Successivamente, poi andremo ad installare anche un set di tubi in treccia, in quanto secondo me fanno comunque molto bene all'impianto frenante. La 5 già di suo, per quanto concerne gli esterni e l'estetica per come si presenta, è una vettura molto bella e già comunque con una linea discretamente sportiveggiante, almeno nell'allestimento S-Line come il mio. Sono indeciso però su come completare il pacchetto estetico della vettura per quanto concerne gli esterni. Sono indeciso quindi se andare ad installare delle minigonne, quindi delle lame aggiuntive alle minigonne già presenti, oppure andare ad installare solo ed esclusivamente dei piccoli lip, degli extender, che vanno solamente verso la parte posteriore delle minigonne e andrebbero poi richiamati successivamente nella parte posteriore del paraurti, quindi questa qui in basso. Mi piacerebbe magari o andare ad installare dei lip aggiuntivi nel bumper posteriore sulla parte finale delle minigonne, oppure sempre i lip nel paraurti posteriore, ma magari con una minigonna completa. Fatemi sapere voi che ne pensate, vi sto dando magari un attimino alcune idee, quindi più magari riuscite ad aiutarmi nei commenti, più la macchina nel tempo sarà costruita e assemblata seguendo anche i vostri consigli, di vostri gusti. Non chiedetemi però cerchi neri, quelli mai. I terminali di scarico sono ancora quelli originali. Mi piacerebbe andare o a sostituire almeno i terminali, oppure, in base alla scelta anche del diffusore, vorrei cambiare effettivamente anche il diffusore. Ne ho visto uno in realtà, raga, su AliExpress l'ho trovato con
uscita di scarico sdoppiata, quindi simile al 2007 o il 3000 V6, con un LED centrale di ispirazione Formula 1. A me casa veramente un botto, magari vi allego un'immagine qui per farvelo vedere. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Più che altro sono anche indeciso molto sulla tipologia e la configurazione di scarico, perché un paraurti del genere prevederebbe l'installazione di un terminale sdoppiato, quindi sinistra-destra. Io sono un po' amante in realtà del terminale unico, ma magari successivamente sdoppiato con i due terminalini, però non so, fatemi sapere, sono un po' indeciso, mi piacerebbe anche forse magari andare ad installare solamente magari due terminali singoli e non sdoppiati con due bei cannoni da 80 o 90 mm di diametro, però bisognerebbe vedere come si integra. Comunque però vi sto dando un pochino di idee, cercate magari anche di darmi qualche consiglio in base a come potreste vedere bene determinate parti su questa vettura qui. I gruppi ottici posteriori sono in ottime condizioni, in realtà necessiterebbero giusto di una piccola lucidata, ma più che altro sono indeciso se andarle a sostituire o meno. Qua sono completamente indeciso perché andrebbero sostituiti interamente i gruppi ottici. Vi ho fatto vedere anche delle alternative nel penultimo video che è uscito sul canale, però datemi un consiglio voi, io comunque sarei interessato anche a sostituire questi qui. Come vi dicevo ragazzi, quindi la vettura per quanto concerne gli esterni direi che ci siamo. Sicuramente non presenta dei danni o delle anomalie gravi, a parte ovviamente qui vedete che il cofano non aggancia bene, guardate lì. Il parafango avendomelo bozzato è rientrato all'interno e il cofano mi si è alzato, di conseguenza è finito fuori asse ma verrà sistemato. Il parafango ovviamente lo cambierò direttamente in quanto far lavorare questo in alluminio secondo me non ne vale tanto la pena. Comunque per quanto concerne almeno gli esterni direi che ci siamo. I loghi sia all'anteriore che al posteriore li lascerò cromati. I loghi neri non mi casano tanto sulla 5, specie su un colore così, così scuro come questo mineral grey. Andiamo ora un attimino quindi negli interni. Per quanto concerne gli interni, in realtà la situazione è meno grave del previsto. L'unica anomalia che è presente, almeno sul pannello porta destro, è questo taglietto che era già presente quando ho acquistato la vettura. Purtroppo credo che per risolvere questo problemino qui o compro un kit specifico per la riparazione della pelle, anche se comunque secondo me per quanto costano non ne vale la pena, a sto punto mi converrebbe andare a sostituire direttamente la parte del bracciolo qui. Quindi questo è il primo problema o la prima anomalia presente negli interni. Andiamo ora un attimino al lato guida. Allora, innanzitutto le luci che avevo precedentemente installato, le luci pozzanghera, nel tempo non si sono rivelate comunque di ottima fattura, quindi provvederemo a sostituire con quelle originali. Quando andrò ad installarle, ovviamente vi lascerò il link per poterle acquistare in descrizione nel video. Il primo problema gravissimo degli interni è la rottura della plastica laterale nel lato basso del sedile guidatore. È un difetto di tutte le A5. Provate a scorrere gli annunci, le vetture comunque con un chilometraggio discretamente elevato, tutte quante hanno la rottura della plastica qui, perché probabilmente nella fase di uscita e di ingresso a bordo della vettura, quando si poggia la gamba sul fianco del sedile, il sedile probabilmente va a comprimere e a schiacciare troppo la plastica andandola a crepare. Spesso e volentieri vedete che in realtà ci sono anche dei fori perché è saltata proprio la plastica. Qui facendo corna ancora non è andata via, ma è per strada. Quindi questo è un altro componente che dobbiamo acquistare solo ed esclusivamente originale. Rimanendo sempre in tema interni, altre due parti che sono secondo me orribili e sono diventate un problema comunque col tempo utilizzando la vettura sono sia il volante che in condizioni comunque discrete. Non è veramente da buttare, cioè ci sono dei volanti con un pellame in condizioni veramente peggiori, però dovremmo sostituire il volante perché cioè è veramente brutto. Soprattutto poi, secondo me, invecchia tanto la vettura, questo airbag così gigante, questa corona così grande, quindi probabilmente effettueremo il retrofit del volante dell'Audi A38B. Ovviamente fatemi sapere che tipologia di finitura secondo voi vi si integra meglio, se pelle, misto pelle piena, pelle traforata, pelle d'alcantara. Non so, datemi qualche consiglio, indirizzatemi verso la scelta e ne sarò più che contento. Ovviamente insieme al volante andremo successivamente a sostituire l'impianto multimediale di bordo, quindi andremo ad installare un car tablet. Sono ancora indeciso se prenderlo a sbalzo o che si integra all'interno della plancia, della palpebra della plancia, però questo sarà un altro intervento importante che dovremo effettuare perché ad oggi il sistema multimediale, tolto il comparto Bluetooth per le chiamate e lo streaming musicale che ho recuperato io tramite un adattatore, l'impianto multimediale originale è pressoché inutilizzabile, così come anche il sistema di navigazione che ha delle mappe aggiornate almeno a 5-6 anni fa e non credo più utilizzabili nel quotidiano. Di fatto comunque io utilizzo le mappe del cellulare. Altro piccolo grande problema, questo
Questo è un danno che ho fatto io. Questa qua purtroppo l'ho rotta io, non l'ho fatto apposta, ma l'ho rotta io, quindi dovremmo andare a sostituire la bocchetta dell'aria lato sinistro guidatore. E poi, giusto per chiudere quantomeno negli interni, primo elemento lì che vedete è il pomello del cambio che va sostituito, in quanto potete già vedere dalle immagini qui, guardate la pelle quanto è consumata, che c'è uno scalino verso l'indicatore delle marce nel lato superiore. E poi altro problemino, e che ve lo dico a fa. Dobbiamo andare a smontare la tenda e applicheremo il cileno Alcantara. Ok ragazzi, direi che per quanto concerne la vettura e dei suoi piccoli problemini, bug ed anomalie varie, ci siamo. Ovviamente non è che presentava una quantità di anomalie, rotture varie o altro esagerate, però per me era fondamentale farvela vedere un attimino realmente, perché avevo bisogno di farvi vedere poi della differenza effettiva successivamente. Vi consiglio di prendere questo come episodio pilota, infatti credo che molto probabilmente così si chiamerà, per la nuova serie che porterò sul canale inerente a questa vettura qui. Quindi, dopo questo video, inizieremo veramente i lavori. Detto vi questo, ragazzi, come sempre vi invito ancora a lasciare un like, commentare ed iscrivervi al canale per supportare i contenuti. Ci vediamo a un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao!